La partenza direi che è eccezionale, speriamo effettivamente, no, effettivamente saranno sicuramente questi. Normalmente la dottoressa Rapastella quando fa gli annunci sono quasi certi, quindi devo dire che con orgoglio io che per la prima volta faccio questa EMA da presidente, è sicuramente un momento bellissimo, favorevole e sono veramente orgogliosa e felice di fare questa fiera, anche se sicuramente è impegnativa e ecco, speriamo di arrivare fino alla fine. EIMA si è presentata fin da subito con un'attenzione, un'attrattività particolare quest'anno e confermano i numeri di questa edizione, confermano l'importanza non soltanto per le aziende espositrici, presenti sono 1750, 675 esteri, ma perché questi presenteranno un livello di specializzazione, di innovazione che vuole servire davvero ogni modello di agricoltura. Non a caso una delle caratteristiche di EIMA è la sua caratura fortemente internazionale, confermiamo anche questo aspetto non soltanto per le imprese espositrici ma anche per il pubblico, gli operatori economici esteri che aspettiamo, anch'essi hanno mostrato un interesse veramente particolare. Dove si spinge l'innovazione di questo comparto industriale che vediamo all'interno di EIMA International. Parliamo di futuro, ma un futuro presente, spaziamo dalla robotica all'elettrificazione delle attrezzature, alla sensoristica applicata, all'intelligenza artificiale, un mondo innovativo che prende forma all'interno della nostra rassegna e che davvero ci proietta anche a risolvere le sfide, le grandi sfide dell'agricoltura, perché senza soluzioni tecnologiche innovative e quindi macchine di nuova generazione non possiamo parlare di maggiore produttività, di una qualità maggiore delle produzioni, non possiamo parlare di un reddito delle imprese agricole che deve anch'esso essere sostenibile dal punto di vista economico, non possiamo insomma parlare di cambiamenti climatici, di green e di tanti altri temi che sono all'attenzione generale di tutti.